Cari amici di Tick on the Road, quest'oggi siamo in una location decisamente particolare. Sembrerebbe di essere su un set cinematografico, meglio nel backstage, ma in realtà siamo in un luogo dove, diciamo, si arriva poi a quelli che sono anche i backstage cinematografici, perché siamo infatti con un artista del capello, proprio definibile così, che è di Boma Marina, però è arrivato con la sua arte, la sua passione, che ha ereditato dal padre, in tutto il mondo. Benvenuto a Salvatore Clemenzi. Grazie. Un onore per noi in questa puntata di Tick on the Road poter intervistare un personaggio che tra l'altro ha avuto anche dei riconoscimenti importanti per questa attività. Salvatore, com'è nata la tua passione? La passione è nata da piccolo, essendo che sono figlio d'arte, sono cresciuto dentro un ambiente di barbiere e poi parrucchiere, che mio padre ha il negozio da 40 anni, quindi sono nato e cresciuto da dentro, si può dire. Quindi ho sempre vissuto l'aria dell'ambiente in cui sto vivendo adesso. Sì, ricordiamo, infatti tuo padre è un barbiere storico di Boma Marina. Sì. Quanti anni di attività? 42 anni di attività. Più qui sulla via nazionale, sì. Chi arrivava a Boma Marina non poteva non vedere. Ho iniziato a lavorare con lui da ero piccolissimo, 8-10 anni ero già là dentro, iniziavo sempre a fare qualcosina, non riuscivo mai a stare fermo, mi piaceva l'idea di poter trasformare le persone, valorizzarle, fin da piccolo, infatti mi mettevo lì a, si può dire, a giocare, però poi alla fine mi sono messo con impegno, appena finito le scuole ho fatto un percorso professionale lavorando direttamente da mio padre. E non è un'esagerazione dire che per te questo lavoro è un'arte, perché tu proprio crei dei capolavori ad hoc su ogni cliente. Assolutamente, è fondamentale personalizzare il lavoro, perché non c'è una cliente uguale all'altra, ognuno ha le proprie esigenze, una morfologia, un viso che bisogna seguire, interpretare e poterla valorizzare al massimo. Esaltare la bellezza di ogni singola cliente. Tu hai la tua base proprio qui a Boma Marina, noi siamo all'interno del tuo splendido salone. Quando hai aperto il primo negozio, da dove sei partito? Sempre da qui? No, prima eravamo sulla nazionale, ci siamo spostati praticamente a neanche 100 metri, però l'abbiamo tenuto qua veramente 10 anni, poi l'ho acquistato io e ho fatto tutto donna, mentre prima ero unisex, che avevo bisogno di più spazi, quindi ho deciso di creare un negozio che guardasse solo il mondo della donna. E adesso infatti è creato da quanti anni è questo salone? L'ho rinnovato nel 2010. Nel 2010 ho cercato di personalizzare al massimo il negozio per come vivo io, il modo di vendere e creare bellezza. Ho fatto tutto nella mia, diciamo, visibile sia per me che per il cliente finale, perché voglio tenere tutto sotto controllo. E infatti il segreto del tuo successo è questo, che comunque tu hai tante lavoranti di fiducia, sì, che lavorano con te, però c'è sempre il tuo tocco, la tua supervisione. Assolutamente, la mia supervisione è la consulenza che faccio al cliente nel momento in cui entra. Creo un programma da fare eseguire alle singole collaboratrici per poi andare a rifinire il lavoro io personalmente, per ogni singolo cliente. Tu hai la tua base, dicevamo, qui a Boma Marina, però in realtà il nome Salvatore Clemenzi ormai è arrivato in tutta Italia, perché dalla Valle d'Aosta, forse anche oltre i confini italiani, perché dalla Valle d'Aosta fino anche in Sicilia, comunque tu spesso, anche sei nel backstage, come dicevamo prima, anche per importanti eventi anche cinematografici. Assolutamente sì, ho avuto la fortuna di venire a Sette di ricevere una chiamata da parte di un'agenzia. Nel 2007 ho fatto i miei primi programmi televisivi sia per Mediaset che per la Rai, e da quel momento in poi ho fatto tantissimi programmi televisivi, che poi questo è Miss Italia, ho fatto Sanremo, cioè i più grossi programmi televisivi ho avuto la fortuna di farli. Non ultimo, comunque uno degli ultimi lavori, la Sergente. La Sergente, sì. La Sergente che ho fatto a Taormina, ho avuto la possibilità di seguire personalmente il 26 prima e durante il programma televisivo. E
un importante riconoscimento l'hai avuto anche proprio qui a Bova Marina qualche anno fa. Lo ricordiamo che come il Provese Doc. Esatto, ti incoronavano diciamo come il Provese Doc, che comunque pur partendo e mantenendo la tua base qui a Bova, però avevi spartato il nome di Bova Marina in tutta Italia. Sì, mi ha fatto assolutamente piacere il fatto che sono premiato dai Provesi. Mi ha fatto veramente piacere. Poi di tutti i temi che essere di tua primi club, sono premiato nella provincia di Giocattia. Però mi fa piacere ricevere premi proprio nella nostra provincia. Anche perché si dice Nemo profeta in patria, invece in questo caso profeta d'occhio. Mi fa veramente piacere perché aprire il negozio qui, continuare a lavorare qui, lo faccio perché amo veramente il paese in cui vivo. Quindi mi fa piacere che il paese stesso, la provincia stessa, apprezza questo. Tra i lavori che hai fatto anche in giro per l'Italia, qual è quello che ti ha dato maggior soddisfazione? Ma come programma televisivo, quello che mi ha veramente dato maggior soddisfazione è stato il Regiano Celentano Live, quello della Roma. È stato il canale 5, è stato veramente emozionante lavorare con Regiano Celentano. Dietro le quinte è qualcosa di spettacolare. Tra l'altro hai a che fare con molti artisti della televisione, del cinema. Sì, assolutamente. Diciamo in maniera diretta nel momento in cui faccio il programma televisivo, perché vengono la maggior parte pettinati in hotel per poi continuare a fare il servizio dove viene fatto il programma televisivo, che può essere in teatro o può essere uno studio televisivo. E anche qui, proprio nel tuo salone a Roma, hai creato comunque dei prodotti, dei lavori specifici che sono proprio tuoi. Sì, ultimamente ho creato una tecnica che si chiama Star Color, che permette di fare un lavoro di schiatura in maniera personalizzata, praticamente non si può replicare una tecnica, quindi se una cliente viene a chiedermi voglio questo lavoro lì, è praticamente impossibile replicare lo stesso effetto. E questo è una cosa molto bella perché rende ogni singola cliente unica. È una tecnica che ho creato circa 3 anni fa, sta avendo un grande successo e mi fa veramente piacere perché è una cosa che ho voluto creare io dal nome alla tipologia di colore. E come riesci a conciliare il lavoro qui a Bova anche con i vari lavori in giro per l'Italia? Perché fortunatamente i lavori in giro per l'Italia mi prendono 1 o 2 giorni alla settimana o al mese, perché non è che lavoro il giorno di lì, e nello stesso tempo la fortuna di avere uno staff all'altezza che mi permette, nel momento in cui mi assento, di poter continuare a lavorare con una certa qualità all'interno del negozio. Cosa ti chiedono maggiormente i tuoi clienti? Qual è la tua sensazione? Cosa percepisci quando vengono qui dal quartiere? Si dice che gli hairstylist, come nel tuo caso, sono un po' consulenti, un po' psicologi anche, non so, devono andare oltre quello che è l'aspetto. Intanto le aspettative delle mie clienti sono alte, però tutti hanno in comune il fatto che vogliono cambiare, vogliono uscire da qui tutte più belle. E si attirano ovviamente al mio gusto, colore, che può essere il taglio, e questo mi fa veramente piacere perché il mio lavoro è di grande responsabilità. Tu puoi veramente far uscire una cliente con il morale alle stelle come il morale giù, quindi è un lavoro che bisogna fare con una certa serietà. E anche, come dicevi, un po' di sensibilità anche per entrare un po' nella psiche delle persone. Assolutamente, assolutamente, perché i capelli sono fondamentali per la donna, quindi devi capire subito con chi hai a che fare, e lo puoi capire solo, basta solo guardare la cliente per capire che tipo di cliente hai a che fare. Molti ti chiedono, io per prima, di creare una sorta di Salvatore Clemenzi on the road, un po' come noi andiamo in giro. Può esserci una speranza? No, perché praticamente per scelta ho deciso di rimanere soltanto con una sede, perché voglio gestire il negozio in maniera personalizzata. Cioè, perché secondo me una delle cose che ci rende unico può essere il taglio, il colore, quindi fondamentalmente è impossibile farlo replicare a un'altra persona, come lo vivo io.
quindi per chi volesse provarne un'esperienza proprio particolare, uscire rigenerata effettivamente da un hairstylist, deve venire qui a Bova Marina da Salvatore Clemenzi. Io vi aspetto con piacere. Grazie, per Tic on the Road è tutto, alla prossima!